Questa è la consolazione della vita mia, è la gioia della vita mia. Sa tre lingue, sta per laurearsi, sta in corrispondenza con gli scienziati. Le darà la mia vita, mo specialmente che sta pure in giro. Ah, complimenti, chi è fortunato partito? È nubile, ragazza madre. Avvocato, questa tiene una mentalità settentrionale. Si è incontrata con un quarantenne radicale brizzolato, erano entrambi sessualmente maturi e si sono uniti. Ci vogliamo formalizzare. È proprio un bravo giovane, avvocato. Ma va, bella di mamma, non fare aspettare Gennaro che quello già sarà in pensiero. Sì, mamma, scappo. Ciao, mamma, ciao, l'altro. Avete fissato la data delle nozze? No, e ci devono pensare, no. Subì, avvocato, lei è un uomo intelligente. Si ricorda i principi della Deutschen Bundesfuhr Mataschutzen Effekt Reform al 1922. Noi respingiamo l'antitesi fra il corpo e l'anima. Non ammettiamo che una naturale attrazione sessuale sia bollata come peccato, come istinto basso e sordido. Del resto, come ha lasciato scritto Reich, a reprimere la sessualità si creano delle difese moralistiche ed estetiche che portano alla nevrosi. Lei vorrebbe sapere se Gerardo e io ci sposeremo? Forse sì, e se verrà il momento mi sposerò in abito bianco con banchetto nuziale e telegramma papale. Ciao mamma, ciao papà, ciao. Avete visto che intelligenza, che mentalità? E figlia mia deve essere quella, flaccida, fessa e con la faccia da gaffa. Quella voglio per figlio, e io non ti dovrei sparare. Le tiene la benzina. Alfonsi, ma che è il suo movimento? Angelina parte per Verona. Sì, va a trovare suo padre. Ah, perché Angelina tiene pure un padre. Sì, è vero. Angelina ha trovato suo padre. San Cipriano ha fatto la grazia d'Angelina. San Cipriano ha fatto la grazia. E che ci fa il padre d'Angelina? Ah, Verona. È un pezzo grosso dell'Hotel Impero. Ma capito. San Cipriano ha fatto la grazia d'Angelina. San Cipriano ha fatto la sono brutta, sono bella. Siete bella, avvocato. Non sono né avvocato né soldato, vengo da molto lontano, lassù. San Cipriano. Aquila. Donna Margherita. Aquila. Ai, ricordi adesso. Compare Arpio. Torello, toc de moredì sei rimasto. E dire che 76 anni li devi avere. Signora, ne ho molti di meno. Va là, ormoni e massaggi. Lo sapevo che non mi avresti dimenticata. E neanche io, sai, se te sapessi quanto t'amo ancora. La fiamma era troppo ardente perché potesse spegnersi in 20 anni. Eccolo. Chi è? Se c'è Edoardo, avvocato. L'ho saputo solo da 2 giorni. La frase non mi ha fatto credere. D'essere maggiore dei bersaglieri, certo, per giustificare il tuo comportamento. Non ho dimenticato niente, Torello. Ed è il frutto della battaglia combattuta e vinta. Odoardo, ecco l'uomo al quale devi i tuoi natali. Ciao, papo. Ma più che uomo, dovrei dire toro simmentale. Signora, mi piacerebbe essere simmentale in questione, ma purtroppo c'è uno scambio di toni. Voglio dire, c'è un equivoco. Un equivoco? Ma quale equivoco, Alfonso? Proprio questo. Non sono Alfonso, ma l'avvocato giovane dello studio. Leggero. Ma che peccato, un così bel tocco di moretti. Ma anche Alfonso non è male. E dov'è lei che è che venia? Da 5 giorni sta attendato nelle anticamere di prima. Sta male? Ora stella, del resto se per mica è sempre san. Odoardo, il babbo sta male. Fornano. Ecco perché ha voluto conoscerti. Vuol dettare le sue ultime volontà. Il torello è annoiato? Con quel carattere, solo un torero se lo può pigliare. Mio, l'è rimasto mio, me l'aveva giurato. L'è grave? L'avvocato, quello che ha impacettato. E allora cosa va a fare dai primari? Fa delle ricerche sui piselli. Piselli? Che strano uomo. Se non sono indiscreto, con chi ho il piacere di parlare? Vanda Pastronchi, la madre di suo figlio. Quel giovane è il figlio dell'avvocato Russolillo. Solo da 2 giorni so che si chiama Russolillo. Per me per 20 anni è stato il maggiore Simen. Quindi non chiede la moglie. Solo di più il sogno di una notte di febbraio. La fiamma che arde e non consuma. L'incontro che segna una vita.
Rocco. È bravo l'avvocato, ma chi ne sapeva niente? Neanche lui poteva sapere del frutto del nostro amore. L'incontro fu troppo breve, ma al momento opportuno la provvidenza l'ha illuminato e gli ha dato l'ispirazione di mandare a Verona quella giovane come lei che la seciama, Angelina. Ah, voi siete la missione delegata e confidenziale di Angelina. Mo si spiega. Ma quella non è andata a cercare un padre. Il destino ha disposto altrimenti. Il destino non poteva spegnere la fiamma ardente. Le proprie vera, caro, la vita intensità. Basta un giorno, ma che dico, basta una notte come quella per dare sapore e significato a un'intera esistenza. Gol, babbo, gol! L'avvocato non è il babbo, babbo! Qua, arbitro! Bene, chi è qui per caso di interdizione di minore? No, donna Margherita, questo giovane è Odoardo. La signora è la mamma del Torello? Che ha detto? Torello da toro? Io sarei madre di toro, quindi vacca! Se posso esprimermi, donna Margherita, è un'immagine erotica. Insomma, da per mandrillo. E chi sarebbe questo mandrillo, Torello, che dir si voglia? Vostro nipote Alfonsino. La zia! Diventa cara! Son chi per Alfonsino! La fiamma era troppo ardente perché potesse spegnersi in 20 anni! Le zie, a questa mi sta chiamando zia! Perché vostro nipote Alfonsino è il padre di Odoardo! Alfonsino è il padre putativo o carnale? Carnale! Donna Margherita! La sei sentita! Ora me c'ha roba che strassi al care! Quel fedentone, invece di pensare alla pensione mia, con zio Peppino morto di fresco sotto il braccio, se ne stava facendo la corrida a Verona! Datemi una mano, portiamola di là! Il suo ritratto, cara donna! Per resto, se per me avesse in bersaglio... Avete parlato? Se che? Ma che lingua parla questo? Sacca, Patemo! Ma cosa lei che dice? Ah, ho capito, chi sta ad essere tedesco? Do you speak English? Andi, guarda che mi sono mica bombe e fammi scherzi. Ma che siete, norvegese, turco, cinese? Sacca, Patemo! Patemo! Papà! Ah, il papà! Alta che è spagnolo questo. No, visto che aspetta la mamma, te capito? No, non vado a trovare una mamma, vado a trovare una papà! Anche a me, mi aspetti il papà e la mamma. Ma che lingua parli tu questo? Come se male sta Napoli. E piaceria sapere chi è che resta top de manzi. Ui, ma visto che calciatore di importazione? Sorry, tu giocare football? Tu footballista? Di quel talento del centrocampista! Hai capito? Oriundo! Sì, sì, però, che me la dà con ballon tagliato! Lo scatto non c'è male, È proprio per lo scatto, carini giovani, che ho ricevuto una proposta di ingaggio dalla SA! Hai capito! Permette la presentazione? Pazzonchio Edoardo, centrocampista. Ah, di Nolfi Luigino, sportivo. La Sampdoria, squadra coriacea, temibile sul proprio campo. Merito del mister che ha rinunciato alle tattiche catenacciate. Avversario da non sottovalutare. Però il Napoli all'andata gli ha fatto vedere i sorci verdi, Ma con un arbitro antirigorista ci poteva andar meglio. È opinabile. Con un Ivan Giustizieri in gran forma il bottino poteva essere più pingue. 21esimo del primo tempo, dopo aver seminato tra avversari blu cercati, il brasiliano viene spinturato alle spalle. Rigore sacrosanto che lo stesso Lavezzi si incarica di trasformare con un rasoterra angolatissimo che sbilancia il pur bravo Castellazzi. Ma ecco pronta la risposta dei blu cerchiati con Golatini nell'orgoglio. Il numero 7 scatta sulla fascia e mette al centro dove la corrente Panazzoli di Tessa batte imparabilmente Jens. La tifoseria sentiva crescere l'esultanza per la vittoria norvicina quando un cross dalla sinistra di Danfona ha trovato Zaraieta pronto a scattare e a battere imparabilmente Castellazzi. Ottimo lo schieramento tattico, maggio libero, tre terzini sulle tre punte avversarie, tre centrocampisti con Franceschini stabilmente più arretrato, Ziegler pendolante fra difesa e attacco.